perché non costa niente, però. 600 punti sono 6 euro. No, 60 punti, no, 600, 600 punti, 6 euro, esatto. Cazzo, ma so come i FIFA points su. Sono proprio delle merde, questo sistema mi fa veramente cagare. Infatti spero che facciano qualcosa di più decente con sì. Ah, cazzo, però non ci ho mica pensato che... Per il prossimo trailer aggiungo su Smash. Immagini. Prossimo direct. Ma sai quanto venderebbero davvero? Se lo facessero. I giocatori sono più di porca troppo. Allora, il primo... chi giocherà? Siamo più... Non si può cambiare. Aspetta, dammi una... Chi è che è il giocatore 1? Io. Dammi un attimo che cambio... Ah, ok. 3. Ma di cosa hai portato i tuoi controller? Ci abbiamo più di... Non capisco se segue... Ah, cazzo! Mi sa che non è compatibile il controller pro. Cazzo, non è possibile. È vero, c'è scritto un solo Joy-Con per giocatore. Allora schiva Daniel, si può portare i suoi. Beh, sempre se non si è già appunto. Questa è una brutta cosa. Quindi vuol dire che dovremmo giocare solo in due. Al momento sì. Se Daniel invece ne porta proprio il suo, siamo io esattamente 4. Esatto, perché ne ha 2. Porca troia. Speriamo che non sia partito. Facciamo giocare quindi in questo momento? Sì, al limite ora facciamo che al limite giochi o te o Mattia o io e te. Facciamo... Vabbè sì. Facciamo se volete far la conta. No, vedete chi gioca prima. Spodestato, mi dispiace non. Allora, fammi un attimo cambiare. Ah, volendo sì, si può giocare più con più console. Vabbè, siamo una sola. Peccato, no? Mi sa che ci sono alcune cose che sono possibili solo con questo controller. Hai filmati. Poi io alla fine sono sempre i soliti ad animare a parti. La trama è sempre la solita. Ah, come parla, è proprio fiero Mario qua, guarda. Rosalinda che viene dal personaggio. Rosalinda ormai lo mettono ovunque. Non li puoi usare? No. Mi sembra strano che non li possa usare. Eccolo. Aspetta, i cattivi tutti insieme appaiono. Guardali! Oh mio Dio, sono tutti loro. Anche la talpa. Ah, la talpa non lo sapevo. Non l'avevo proprio vista. Aspetta, c'è... C'è la femmina di Boom Boom, ma non c'è Boom Boom. È vero. Oh, dove cavolo l'ha messo Boom Boom? Maledetti. Femministi. Ma secondo me usi anche Todd e Toadette, mi sembra troppo strano che lo puoi utilizzare. Cioè, Todd l'hai sempre potuto utilizzare in Mario Party, mi ricordo dal primissimo del Nintendo 64. Che fa il presidente, cavè? Ok. Che trama. Che trama, va. Sono veramente soddisfatto. È già finito il gioco, sì. Ma come ride Bowser? Ma che cazzo ride se con quelli che odia? Beh, riassunto di Mario Party cazzo, ci uccidiamo in tutti i giochi della serie, qua invece siamo tutti amici. Tra l'altro di solito Bowser è sempre stato una cosa... un malus nel gioco. Non è mai stato un personaggio fino a Mario Party 10. È vero. È vero. Ah, è vero, sei te l'uno. Non ci ho pensato. Oh, ci sono 4 personaggi segreti che si vedono già chi sono. Donkey Kong, Bowser Jr., Tartosso... È Diddy Kong, sì, è vero, è Diddy Kong.
caso. Oh! Oh mio Dio, sono andato a casa e mi ha dato male Luigi. No. Lo usano io. Ah, ma voglio dare te, te lo lascio. Finco proprio andato a caso. Aspetta. È un classico. La musica è rilassante. Ah, ok. Sì, dobbiamo abituarci che sei il giocatore 1 in questo momento. Ah, scegli le difficoltà così. Allora, ma penso che varia ogni volta. Puoi fare anche mischia, se no. Vedo l'ora. Dov'è? Mischia. Emozione. Poi mischia, però. Mischiamo? Mischiamo, dai. Fai così. Cosa vorresti fare? Ah, ma insisti che i personaggi cambiano ogni volta, no. Mi sa. Vabbè, facciamo Wario Tales. D'altro perché c'è Wario, Waluigi, ci sta. Ma mi sa che non va nei base personaggi a difficoltà, mi sa che poi possono capitare quelle più vuoi difficili. Ok. Spero. Cosa? Non capisco ancora il senso di sta roba. Dobbiamo abituarci ai comandi. Se dobbiamo abituarci a come useranno i Joy-Con in sto gioco, perché sembrano utilizzare tantissimo le funzioni strane. Modificare la tua scuola, sì. Vieni pure a trovare. Cosa cazzo si fa adesso? La posso pure. Ecco dove è andato a finire il Todd blu di New Super Mario Bros. U. È finito qua. Oh, Waluigi. Eccolo qua, infatti, lui il Todd. Ecco, effettivamente, se non ti fanno usare questo Todd, ti danno un Todd a caso. Non perdere l'orientamento, per fortuna non ho rimedio ideale. Ah, tada. Si chiama Party Pad. Cazzo, sono sicuro che ti tornerà molto utile. È Wii U. Gli ha dato un Wii U nel cervello. Ha tipo un tumore. Perché Wii U perché Waluigi è così importante adesso? Stavo pregando il personaggio. Ma semplicemente perché lo uso io. Quante cose ci sono? Ok. Facciamo Mario Party classico. Sono le gemme in borsa. Anche se penso che siano semplicemente delle cose che ti danno nel gioco come come valuta. Penso che faccio adesso. Sì, ho capito. Sapevo che avresti scelto Mario Party. Avrebbe detto in ogni caso, sapevo che avresti scelto questo. Allora, tollererò a dire Pumba. Arcipelago. Figo questo. E poi devi sbloccare. Questo devo ancora sbloccare. Quello casuale. La casuale oppure sbloccare? No, un gioco. Ah, no, mi sa che è sbloccabile. Quindi sono 4 più 1. Non saprei, facciamo a caso, dai. Occhi chiusi. No, ok. Ok. Ma poi c'è anche turni. Quanto facciamo? 10 turni. 10 turni, un'oretta. Cazzo, è vero. Se come l'otto mi sa che dura fino a 50 turni. Vabbè. Pure. Inizio. Poi va considerato che ognuno adesso ha il suo turno. Non è più col carro. È vero. Che figo. Non ci credo. È partita Danny. Vabbè. Al limite la prossima partita la fate te Danny. Vero. Carino. Al limite poi se si rigioca sabato, già sta cosa si sa. Guarda, di quella scelta, questa era quella che mi ispirava di meno. Anche a me, però sembra veramente figa. Sì. Perché anzi alle regole? Perché è la prima volta. È la prima volta più che altro. Allora, tirate il dado e andate, vabbè. Okay. Se sono le solite, ok. Cioè io pensavo fosse tipo in base alla mappa magari che modifica un po'. Fate attenzione agli spazi. Okay, questa è solita. Vabbè, sì. Incendo, vabbè, sì. Ma c'è di più. È bello avere un bel grosso monete, ma non basta per c'è la stelle. Ok, sì, vabbè, la stelle. Sì, ok, ho capito. È il le classiche regole di Mario Party prima del 9. Dato che da Nova hanno messo le mini stelle, antistelle. Sia come col Wii che puoi fare così.
Guarda come. Tra l'altro stiamo usando tutti e quattro i personaggi molto fieri. E nessun personaggio di questi è considerato della serie principale di Mario. Cioè, in teoria sono tutti spin-off. Cioè, beh, anche se Yoshi un po' lo usa. Sono tutti e tre. Cioè, e sono tutti su Smash tranne Waluigi. È vero. Porca troia, che sfiga. Poi Waluigi. Hanno messo Daisy. Cioè, è più memorabile Waluigi di Daisy. Questa è proprio cattiveria. Ma devi basta che sono una stella per vincere. No, penso che sia come i vecchi Mario Party dove devi avere più stelle degli altri. Cioè, in base alla durata della partita vince chi ha più stelle. Ah, è vero che uno ha praticamente i dadi. Ognuno ha un suo dado specifico. Sfigato. Ma parti con tipo vedo già. Culata. No, ma certo, sei scelta. Guarda, lei invece le prende. Al mio culo tipo faccio uno. Vabbè. Vediamo se Waluigi fa uno. Tre. Ma ah, come Daisy. Guarda, proprio si scontrano loro due. Fai quattro secondo me. Tabellone ti fa semplicemente vedere. No, non me ne interessa. Suggerimento Todd. Porca troia. Queste battute Todd non le devi fare mai più. Dado normale, dado Yoshi. Cosa fa il dado Yoshi? È più alto. Fa 0, però ti permette di fare anche 7. Sì. Ma magari boh, o ti conviene usarlo tipo durante altre. Io provo a usare perché sono curioso. Porca. Vabbè, avrei fatto uno in ogni caso. Vabbè. Meglio uno che due, dai. Già, infatti. Oh, sì, è come vecchi Mario Party dove parte subito il minigioco dopo il turno. Oh, Wario contro tutti noi. È perché è l'unico che ha fatto il rosso. Memo quiz. Oddio, ste qua. È veramente bella la grafica. Cioè, lo stile grafico dei. Dei suggerimenti. Delle opzioni. Tutte queste cose qua. E qua da vince anche su solo mezzo alla fine della domanda. Praticamente ti fa vedere un filmato e Wario c'è la domanda da farvi. Facciamo direttamente gioca, non sì, pratica. È molto facile poi. Non so manco se si possa fare pratica. Mi fa tutto pronto. Sì. No. Ah, è vero, te sei giocatore. Giocatore 1. Non ti devo abituare. È stranissimo a pensare. Allora. Osserva attentamente. La voce del tizio è la stessa. Allora, quanti frutti hai visto? Vabbè, una cagata questa, dai. Vabbè. Daisy si spastica, eh. Abbiamo messo facile, se non mi sbaglio, a versare. Media. A media? Media. Sennò media difficile, molto difficile. Allora. Oh. Però vedi che... Il pallottolo video deve essere un ostacolo, tipo. Vince Daisy a caso. Ti immagini. No, basta che vincono loro tre, avete vinto voi. Allora, sono tutti contro tutti. Osserva attentamente. Cazzo, non ho guardato bene adesso. Allora. Quanti para... Oh, cazzo, troia. Sai, mi sa che sono due. Perché non c'era, uno in cui c'erano più frutti. Ma se rimani fuori viene eliminato direttamente, sì. Perché hai fatto... No, quello che si astiene. Io l'unica cosa che mi ricordavo era l'imparatrupa con le mele. Fortuna. Cioè, perché poi non è che davano troppo l'occhio, solo la mela c'era di più degli altri. Che in effetti ora diventa un po' più complesso, okay, sì. Quanti non portavano la frutta? Allora. Cazzo! Il Todd hai visto! Cazzo, qua ci ho fatto meno caso. Penso tre. Penso anch'io tre. Vabbè, al limite veniamo eliminati entrambi. No, se vincete questa perde Wario però. Già. No, non è 3. Quindi la Ah, è vero, siamo in squadra contro Wario ora, non ci ho pensato. 1, 2, 3, 4. Porca miseria! Non ci ho fatto caso! Anche io. No! Ha vinto Wario. Era la meglio di 3 perché. No, è giusto. Ho vinto. Vabbè, sì. Guarda com'è gasato di aver vinto Wario.
Bastardo. Oh, più 8 monete. Cosa sei felice, Yoshi? Ah, ma se abbiamo tutte le stesse monete. Perché avete preso le monete voi che siete arrivati a... Eravate a 8, avete preso 2 e lui invece ne ha preso 5. Tipo, o 8. Desi un cazzo, no? Devi vedere cosa fanno le caselle quelle speciali, ecco, no, tipo questa. No, c'è l'oggetto. Ci sono anche gli oggetti. Ci prende il superfumo. Ah, più 5 risultati del dado. E lo puoi usare quando vuoi, penso. Sì, sì, è tipo Mario Party 8 dove usavi le caramelle ogni... se volevi. Però le sprecavi, ovviamente. Fungo, penso dia 2, 3 risultati... Ok, sì. Siamo preso gli oggetti di Mario Kart. Già. Cosa fa il dado a Luigi? Vabbè. Ma... sì, infatti poi dopo lo provo. Tu. Ognuno dovrebbe avere un suo dado specifico. La stella è da questa parte. Guarda da quanto è gasato di aver fatto due. Io riprovo il dado di oggi. No, volevo provare... vabbè, fa... ah, no, l'ho provato, no, ok. No, no, è quello che vi ho fatto prima. Che culo. Oh, ho preso le monete di quella caverna. In effetti lo zero non è così male allora. Oh, squadra? Ah no. Mi gioco per 4 giocatori. Chi manca? Ci sono sempre robe sulla tensione, presumo. Oh cazzo. È difficile questo. Che troia. Ah, lentamente si compongono. Manca... manca quello e mezzo. Sì, sì, ho capito, vabbè. Che bastardi, però c'era uno simile. Infatti devi stare attento fino all'ultimo, questo. Nella location. Autunnale. Allora. Porca troia, allora. No, è questo. Sono ancora indecisi. Ho sbagliato. Ciao Daisy. Penso che sia arrivato il primo a quello che ha fatto il più veloce. Forse sono stato io. No, è stato Davide. Sono anche i nemici degli altri giochi. Porca troia. Questo è abbastanza... allora... dai, ma Daisy è fatta proprio apposta ad essere più... ma guarda Wario e Daisy come falliscono. Ultimo round. Oh cazzo, è pizzelloso qua. Non ci credo. Credo lui. No, lui c'è, l'ho visto ora lì. Porca miseria, nel mezzo. Mi sa che ho vinto io. Ah no, era prima. Di uno! Non ci credo. Ho vinto io di uno. Ma guarda Toadette lì che fa la maestrina. Guarda, qua Luigi. Con la stecchina, non la racchetta. Oh, povero Yoshi, guarda com'è triste. Tocca Wario. Tocca Wario. Wario. Se è come negli altri dovrebbe costare 20 la stella. Andiamo. No, 10. No, forse costava 10 anche nei... non mi ricordo. No, era 10. Ora che non mi ricordo. Mi pareva fosse 20 la stella. Guarda sto pezzo di merda che si prendeva. Poi vabbè, dipendeva molto dal gioco, perché in Mario Party 8 c'era tipo un tabellone in cui dovevi prendere gli hotel. E se davi più soldi a uno... se investivi un certo tot di monete all'hotel, praticamente ottenevi più stelle dell'altro giocatore, una cosa del genere. Comunque probabilmente Toadette e Todd non possono essere usati. Non lo so, magari vengono invertiti a seconda di chi scegli. Ci può anche stare. Cioè se scegli sia Toadette che Todd nella partita, metto un Todd blu magari. A fare da... cos'è quella cosa icon amico? Non capisco. Wario è pericoloso comunque.
C'è l'icona dell'amico che mi incuriosisce. Vabbè, poi dopo provo. Lo usa! Dado a Luigi. Quindi più fragilissimo. 9! Culona. Vabbè, per quanto è mongola sta meglio. Cos'è? C'è un partner da poter usare. Allora facciamo. Cosa fa da dove? Allora, una cosa che ti toglie le monete. Però puoi aver 7. E c'hai 2-5 anche comunque, che sono buoni. Solo che perdere 3 monete non è proprio il massimo. Per 3. Taxi paratruffa. Prova, cos'è il taxi paratruffa? Sa che ti porta la stella se vuole. Se mi dai no. Ti porterò sullo spazio di uno dei tuoi avversari. Magari ti prendi l'oggetto da, no. Da Daisy. Non pago per un semplice motivo, perché non è che poi sono di tanto lontani. Molto speciale. C'è un evento speciale. Totalmente random, quindi. Wow, oh! L'hai preso comunque l'oggetto. Infatti. Alla fine. Anche convenuto. Tocca gli assi. Certo, non è convenuto tanto spendere 3 monete per far 3. Quindi io per esempio non ho i 2-5, però 2-3 e lo 0 incluso. Però almeno non perdo le monete nel caso. Come si rifai 1-0? 7, cioè. Cioè, però. Sai che forse se rifai o provi a fare una. Ma dipende dove. Però qua c'è il guarda il tabellone dove la stella. Sì. Qua vado a finire su questo spazio buona sorte, sono interessato. Pago 3 monete e vado allo spazio buona sorte. Sai che se non paghi ti schiaccia e ti toglie le monete comunque, eh. È una sensazione. Ma non ti puoi fermare. Oh, è tipo lo spazio di Bowser questo. Bello. Guarda proprio. Ecco, questo cos'è? Per 4 giocatori. Oh, ci sono alcuni che ti danno più monete. Corsa monetaria. Infatti, sono quelli apposta allora. Mi sembra una semplice maratona. Sì, solo che ci sono gli ostacoli di mezzo, tu eviti gli ostacoli. Molto semplice. Sono un casino assurdo ste qua. Il problema è che puoi rubarla agli altri. Sì. Cattroia, sono stati presi quasi tutti lì. E mi sa che vince quello che ottiene più monete. No, probabilmente non vince nessuno, ma ti lascia le monete che hai preso. Che tanto chi. Vabbè, chi ho vinto io. Cioè, vabbè, abbiamo vinto. Esatto. Cioè, guarda Daisy qua, che coglio. Come ha fatto ad arrivare a 0 alla fine del minigioco? Buono, buono. Come puoi arrivare a 0 qua? C'era 32 io tanto per dire. Ma come è soddisfatto Wario. Veramente, io devo capire come ha fatto ad arrivare a 0. Deve aver preso ogni Twomp possibile. Womp, non Twomp. Vabbè, fa tanto scemo. Che scemo! Costa tantissimo, perché qual è anche quello più mentale? Vabbè, un fungo normalissimo. Ah, io ne ho 3 a differenza tua, Wario. Tocca Daisy! Il dado del Daisy fa almeno 3 assicurato, che è buonissimo. 4. Allora, secondo Giovanni, quando giocherà questo gioco, prenderà quello lì col dado più OP di tutti. Che Bowser l'ha detto. Ha detto che quello di Bowser è OP da morire. Allora. Ten ten. Ah, Risparmi sul dado e anche sull'oggetto.
Uno! Vai in quella casella strana. Già che mi gioco. Spazio sfortunato. Ah. È questo il dado, lo spazio Bowser, allora. Bowser, stavo dicendo. Ciao. Grande. Ciao. Ora viene il bello. Sì, c'è che a me Luigi contro Kamek. Dai, ti è venuto quello meno odioso. Almeno ti ha cambiato solo la stella e non ti ha tolto roba. Amica? No, Kamek questo. Come si pronuncia? Kamek o Kamek? Penso che sia uguale. Io lo chiamo Kamek perché anche dove il museo aspetti. Io Kamek l'ho sempre pronunciato. Io ne ho tre e ne uso almeno uno. Ne posso usare tutti e tre? No, ok. Sempre stato... Cioè, è fatto set? Mi è uscito quello che non è che mi fa perdere niente. Sì, appunto, cambia solo a tutti. Cioè, cambia tutti alla fine. E non ero neanche... Ma che carino! Ma non ho mai visto quel tizio. È il Bruco invece... È il Torcibruco con le ali. È il Torcibruco farfalla. Bastardo questo. Davide, ma com'è che dobbiamo fare sabato se abbiamo 4-4 ore in totale? Il massimo è giocare... infatti, con 4, appunto. No. Più che altro probabilmente si fa come si fa come facciamo ora, che finiamo ora questa partita io da poi dopo sta senti di contro senti di contro di arrivato a giocare da solo e al limite comunque sabato se siamo in 6 magari facciamo non so 4 persone poi abbiamo fatto che devi semplicemente colpire con questo i bersagli che si illuminano. Ti dobbiamo fare il culo. Sei te contro noi tre. Sì, tedesco. Bastarda come cosa abbiamo perché. Normale, poi abbiamo fatto difficile, poi estrema. Normale di più. Dipende molto però dagli miei compagni. Allora, la Endless è uguale. Cioè, però c'ho due personaggi in più, Trace e Brigitta. No. Cioè la mappa è un po' tardi. Che palle, questo padre in pratica a volte. Cioè, il problema di Brigitte è che devi colpirli i cosi. E quindi o ti li fai avvicinare troppo alla porta e no! Di uno! Non fai in tempo a passarli tutti. Oppure sono. Di pochissimo battuto. Troppo lontani devi farti tutta la mappa tutti. E infatti quindi Brigitte cosa? È molto forte. Perché ti fa fare l'IP purra? Non capisco. Ti dà monete in più l'IP purra, credo. Presumo di sì. Un casino da dare. Io di solito quando lo sapevo che stava per arrivare un boss perché cambia leggermente la musica. Andavo direttamente dove, sì. Dove c'è il bug che tiene su lo scudo e quindi sapevo dove ero. E quindi tipo sono andato vicino al mostro, c'era l'animazione di sono vivo e io gli do un colpo e viene stordito. Bellissimo, fanno tipo un paio di volte sei lì dell'animazione. Sì, c'era una in cui mi è successo che c'era la strega che dice i miei servitori non muoiono mai e io dietro. Con Genji che trova sempre la mia Mario! Gesto di culo! Due volte di fila! Oppure un'altra volta ha preso il fungo! Ha lasciato quello che è andato avanti! Cioè, si è sentito qualcosa tipo. Le casse rimangono aperte se le apri. Non è che si richiude. Sono giunto per prendere le vostre anime. E fortissimo di sottofondo si è sentito. Ah, ok. L'ha urlato fortissimo mentre lui parlava, diceva la ultra e vedo Brigitte che continuava ad alzare e abbassare lo scudo. Vabbè. Suggerimento. Quando abbiamo finito la estrema mi ha dato tipo tre obiettivi diversi. Vabbè, quella che hanno modificato di più non è Endless che c'è il mappo. Ma il mappo va sempre... Sempre Adeless Burrow. Ah, ok. Si chiama però sì. Anche Bald. Hanno... A me sarebbe piaciuto se perché non so se l'hai vista la mappa di Shadowgear, ma è veramente bellissima. Oh, il massimo! No, c'è tipo il coso dove è stata creata Sombra. No, non ho visto. Cioè, ho visto il trailer, però non ho visto il gioco. Pure!
quando arriva la carica c'è la fermatura di carica. Sa fare la nuvolina. Lì in quel punto c'è il computer. Ah, forse è il negozio. C'è davvero il computer ancora. C'è casa, sono riuscito fighissimo, però sarebbe stato un po' confusione. Madonna, così è un video a Wario. Sì, Wario che c'è una stella. C'è una stella. Adesso si potevano mettere altre armature. In ogni caso c'è il punto più vicino alla statua. C'è il corridoio d'entrata. Guarda come ride. Guarda come se ne ride. Ok. Ah, il ragno se fosse nella vita. Sì, alla fine è buono il dado di Yoshi, quindi mi sa che lo uso sempre. No, non fa niente, è sul tetto, è bellissimo. È figata. Do le monete, mi prendo un oggetto. Ah, no, prendo di nuovo le monete. Sotto c'è la nebbia. Ah, la nebbia giù. Nella parte sotto, nella stanza del più in basso, c'è una nebbia. Che sblocco il percorso per tutti, poi. 2 contro 2? No, 4 giocatori. Quindi un 2 contro 2 prima o poi. Davvero? Non è ancora stato vero. Labirinto di banane. Non trova la strada per obiettivo al centro. Se non riesci a trovare la strada, tira dritto anche se cadi. Hanno modificato di più la versione normale. Quella dei 4 viandanti. Ci aspetta. Non è più da 4. Trova la strada. Quello più grande. Tutti quelli che e poi ci sono le banane. Ah, tutti. Sì, allora in qualche parola. Ah, devi semplicemente arrivare al centro del percorso. Ok. Sì, però ci sono le banane che ti stanno. Sì, ok, quello lì è l'obiettivo. Ma tu quante cazzo sono? Non pensavo fossero così tante, sinceramente. Porca troia, è sì che è un labirinto. Mi ricorda tantissimo la palestra di Koga. Puoi usare la contessa, che è Widowmaker, lo spadaccino che gange. Oh, una rottura di palle assurda. Eccomi qua. Sì, abbastanza. E il mono. Il trono di banane. E adesso c'è la Game of Congos. Atta a proteggere i... Non ce l'ha fatta, era lì. Se Daisy non è arrivata perché era lì nel bordino. I Tris sono bellissimi perché sono tutti quanti sul fatto che lei deve trovare il modo per... cioè è un fantasma e deve trovare il modo di diventare, cioè di andarsene. La faccia di Waluigi lì è proprio...